è arrivato il momento dell'ospite della serata. Annunciamolo insieme. È arrivato il momento di Umberto Sansovini. Insieme. Sansovini! Alla... Ti piace come ti ho lasciato insieme. Da solo? Sansovini! T'ho lasciato da solo! No, ma te l'ho detto insieme. Eccolo qui. Eccolo qua. Come va? Tutto bene? Bene, grazie. Ok. Benvenuto a Cantando Ballando. Grazie. Allora, il pubblico ti acclama. Eh sì, sì, il pubblico ti vuole. Allora, l'asta adesso arriva. Allora, Umberto è un artista che si è preparato moltissimo prima di andare on stage, perché poi racconteremo anche che sei un autore molto importante. Sì, io ho studiato all'Università della Musica, a Roma, e poi ho vinto una borsa di studio per il Berklee a Boston. Merita un grande applauso, no, perché l'ho voluto, alla Berklee, diciamo, ci entrano solo i migliori. Ribadiamolo, perché spesso i cantanti o gli autori non si preparano molto, no? Scrivono una canzone a casa e poi vogliono subito andare in televisione a proporsi. Invece tu hai fatto una gavetta, potremmo dire. Certo. E sei anche un autore importante. Sì, sì. Ho scritto per Niccolò Fabi e per Neck. Beh, questo applauso. Un altro applauso, no, direi. Grazie. Dire. Grazie. Beh, guarda che è una grande soddisfazione. E adesso com'è vedere, ascoltare il proprio brano, la voce di un grande cantante, così che passa per radio, la senti? Beh, ci ho fatto l'abitudine. Adesso la sorpresa è sentire la mia voce. Ecco, perché questa è la prossima sfida. Io che sono cantautore, sì, questa sì. È la nuova sfida. È la nuova sfida. No, comunque, devo dire che deve essere una grande emozione scrivere una canzone, poi sentirla dalla voce di un grande artista e sentirla in radio. Tu ti sei già abituato. Se potessi avere questo onore anch'io, sicuramente sarei emozionato ogni volta, però evidentemente farai sicuramente altri grandi successi. Diciamo che l'emozione più grande è quando arriva qualcuno che sa che hai scritto questa canzone e ti ringrazia perché gli hai regalato un'emozione. Questa qui è la cosa più grande che mi è capitata. Me l'hanno fatta ricantare. Allora, stasera ci canti La fine del mondo. Sì. Una canzone, insomma, molto interessante, l'ho sentita prima, veramente molto bella. Che com'è nata? Allora, questa canzone è nata quando io avevo 18 anni, perciò qualche anno fa. È nata sul treno. Ieri, l'altro ieri, sì, più o meno. È nata sul treno, il viaggio di ritorno da un hai incontro... pagato i diritti d'autore a Trenitalia? Perché devi pagare sempre i diritti d'autore. Ah, okay. Quando tu scrivi le canzoni sui treni, Trenitalia guarda deve essere tra gli autori. Il treno è un posto molto creativo. Allora, grandi autori scrivono testi sui treni, è così, è vero. Sì, sì, sì. Si sa. Io direi di non perdere tempo e di sentirci La fine del mondo. A voi, Umberto Sansovini. Sì. Ma chi sei? Sei forse un livido che si è fatto sopra questa pelle mia. E proprio tu, quel gesto timido, quello che non sono io, lo sei tu. Sei la fine del mondo anche nei pensieri miei, combinazione di pianto è il nostro amore. Tu sei la fine del mondo anche coi capelli in su,
Umberto Sansovini. Allora, Umberto, io intanto mi sono tolto la giacca perché ero in difficoltà per il caldo. Perché io farei... Era ignifuga, quindi ho dovuto toglierla. Un applauso al nuovo conduttore, abbiamo Frizzi con noi. Abbiamo Frizzi, sera. Stasera abbiamo Frizzi, diciamo così, ho preso le sue vesti, potremmo dire. Allora, so che tu hai una dedica, hai una dedica speciale da fare, certo. Questo vorrei dirla subito. Sì. Allora, questa qui è la prima serata che io faccio da cantautore in TV e la voglio dedicare ai miei figli con mia nipote. Che carino, ciao Nicola, bravo. Ciao Michele, ciao Beatrice. Ciao. Un'ultima cosa, c'è un premio per cui sei in lista, per cui teniamo le dita incrociate. Ok, io sono in fase, nella fase finale del premio Battisti e candidato al premio Tenco. Quindi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Grazie. Umberto Sansovini, come curriculum ci siamo. Dai, studiato, ha scritto canzoni per cantanti famosi. Adesso ti manca devi... solo una cosa, devi fare una cosa con noi. Dai, a tre. Sei pronto? Uno, due, tre. Pubblicità!